insomma è una gioia indescrivibile, indecifrabile. Cosa stai sentendo adesso? Strano, è che forse non mi rendo conto della situazione, ma sono sereno, contento, soddisfatto e l'obiettivo è raggiunto. Presidente Setti ci ha dato già la notizia e ha detto assolutamente mister Pecchia sarà l'allenatore del Verona anche per l'anno prossimo, perché il progetto è costruito intorno a lui. Beh, ci sono abituato a essere riconfermato, no? Dopo le partite, insomma, in questo, soprattutto in questi mesi, sempre traballante, però adesso ci godiamo questo risultato perché sembra tutto scontato, per cui, ma noi sappiamo quello che c'è dietro. C'è stato un momento in cui eri un po' staccato rispetto alla squadra, quando loro stavano festeggiando e li guardavi, e io ti guardavo e volevo capire insomma che cosa ti passava in testa in quel momento. Immagino che ti sia passato davanti tutto il campionato. Sì, 10 mesi, notte insonne, difficoltà per raggiungere, per creare un gruppo vincente, per creare una squadra e ripeto, proprio il fatto che tutto sia normale, che il Verona sia in Serie A, che Pazzini sia il capocannoniere, che Romolo dopo 2 anni riprenda a giocare con continuità e crescendo dei giovani della società. Proprio tutta questa normalità mi rende orgoglioso. Fabio, sfogati, perché sei stato controllatissimo tutto l'anno, sei stato anche fin troppo bravo a mantenere l'aplomb in tante situazioni particolari. Puoi dedicarla a te questa promozione in Serie A? Ma, chiaro che fa parte, voglio allenare, se io volevo fare altre cose stavo con Rafa, potevo stare in zona comfort alla grande. Ho voluto scegliere il rischio lo sapevo, di aver corso un rischio importante, però l'ho fatto con convinzione di poter raggiungere un obiettivo. È chiaro che fa parte della mia crescita, una vittoria così a Verona, nell'Hellas, ha un valore ancora più grande perché è così. Che effetto ti ha fatto quando ti hanno portato in trionfo, la curva che ti applaudiva, ti hanno anche stracciato la camicia, cos'è successo? Beh, questo è tipico del nostro... non lo so, sembra proprio lui. Bello, godiamocela tutti e ripeto, è una soddisfazione perché scendere e risalire immediatamente non è semplice, per cui la squadra ha fatto un grandissimo lavoro, l'abbiamo tirata, gli ho tirato il collo, come si suol dire, però poi alla fine i risultati li abbiamo raggiunti. Quanta voglia hai di allenare in Serie A, Fabio? So che deve passare in mezzo la festa, l'estate, tutto quanto, ma quanta voglia hai di allenare in Serie A? Ma io voglio allenare seguendo il mio stile, che tante volte è stato criticato, che si può essere anche delle buone persone, con una buona educazione, con una buona cultura e raggiungere risultati nel calcio, per cui io confusco in questo, abbiamo portato avanti il nostro progetto e continuiamo a portarlo in questo modo senza stravolgimenti, perché prima di ogni cosa per me c'è sempre la persona e la persona va rispettata al di là poi del calciatore. Allora io lo dico con sincerità, i miei colleghi andate di nuovo ne sono testimoni, io credo che tu sia il più grande artefice di questo risultato, perché hai portato un'idea di calcio, hai portato un'idea di propositiva del calcio. Hai avuto un momento in cui però anche le tue certezze sono un po' vacillate in questo campionato? No, l'allenatore è a capo di un tassello, di un meccanismo importante. Io ho cercato di portare avanti un'idea di gioco che ha dato dei risultati. In momenti di difficoltà tutto si rischia di compromettere, vengono messe in dubbio tante cose. Però noi abbiamo continuato, almeno io con Fusco e il mio staff, abbiamo continuato su quella strada anche nei momenti difficili, quando tutto sembrava buio, e io credo poi alla fine il risultato raggiunto sia merito di tutti, di un club che ha una struttura chiara e di tutti quelli che lavorano intorno, per cui io non prendo assolutamente dei meriti, ho fatto il mio da allenatore, sono importanti i magazzinieri, ma lo staff sanitario, anche Viscione con le sue difficoltà, però voglio dire... Qua che sta per crollare Viscione. Quindi, merito. Ascoltami, di un club. Un'altra cosa che ti volevo chiedere, per te mentalmente com'è stato confrontarti anche con il recente passato del Verona, che insomma qui è stato importante perché ci sono state delle annate importanti, mentalmente questo è stata una pressione in più per te, una voglia, cioè, con la quale confrontarsi, questa cosa qua, com'è stata?
No, io l'ho detto in presentazione a luglio che non ci deve essere la pressione della vittoria, ma la voglia di vincere, questo abbiamo dimostrato, non è stato mai un peso. La cosa più difficile, le difficoltà sono state quelle di costruire una squadra, una mentalità vincente su una squadra, su un gruppo che veniva da una stagione difficile come quella dell'anno scorso, una retrocessione pesante. Fabio, fermali tutti, sei in diretta, digli che ti aspettino in Piazza Bra, che state arrivando. Sì, la squadra sta arrivando, per cui aspettateli. Anche tu, loro sono la squadra. Sì, ma loro sono i beniamini. Dovresti strapparti la maglietta come aveva fatto. Già mi hanno strappato qualcos'altro. Ho parlato un pochettino di Verona. Ma io ho vissuto sotto ogni punto di vista, ho portato la famiglia, i miei bambini vanno a scuola, fanno pallavolo, per cui c'è un'integrazione totale in questo, e poi quando a questo ci aggiungiamo anche il risultato tecnico sportivo. Comunque anche stanotte non dormi. Credo proprio di no.